Robert, detto Bob Jerry Lanier, nasce a Buffalo il 10 settembre del 1948 e ieri, 10 maggio 2022, ci ha lasciati dopo una breve malattia all'età di 73 anni. Con una breve nota, la NBA dà l'addio ad uno di quei giocatori simbolo degli anni 70 e in parte anche degli anni 80. Un giocatore tra i più duri ed intensi che la NBA abbia mai avuto, uno di quei centri spesso dimenticati tra i vari Bill Russell e Will Chamberlain, ma anche Shaq, Hakeem, Robinson, Ewing e forse persino tra gli Jokic e gli Embiid. Un atleta la cui carriera è stata spesso martoriata da gravi infortuni, che nonostante tutto non gli hanno impedito di imprimere il proprio segno sulla storia della NBA, grazie ad un'etica del lavoro impeccabile e dalla sua forza fisica e mentale. Bob, già a 16 anni, era alto 2 metri e divenne il perno della Bennett High School, portando la scuola al titolo durante il suo ultimo anno. A causa però dei brutti voti a scuola, i maggiori college nazionali lo snobbarono e lui finì a San Bonaventure, un'università di stampo francescano poco conosciuta ma che Bob trascinò al numero 3 del ranking nazionale grazie ad un record di 22 vinte e 0 perse durante il suo secondo anno. Alla faccia dei brutti voti, oltre al dominio sui campi da basket, se ne uscì anche con una meritata laurea in Business Administration. Nelle finali NCAA del 70, però, andò incontro al suo primo grave infortunio, al ginocchio. Senza di lui, i Bonnies, così erano chiamati i giocatori di San Bonaventure, persero entrambe le partite in Final Four, la semifinale e la finale per il terzo posto. Nonostante l'infortunio appena subito, i Detroit Pistons non esitarono nel sceglierlo comunque alla prima chiamata assoluta del draft del 1970. Lanier aveva l'arduo compito di portare per la prima volta i Pistons ad un record vincente, cosa mai accaduta dopo il trasferimento da Fort Wayne. Durante la sua stagione da rookie, nonostante la rottura del crociato subita qualche mese prima, giocò una grandissima stagione, tutte 82 le partite, viaggiando a 15 punti e 8 rimbalzi di media e portando i Pistons ad un record finalmente positivo per la prima volta nella loro storia. Già nel suo secondo anno, le statistiche aumentarono a 26 punti e 14 rimbalzi, con conseguente convocazione alla partita delle stelle e MVP della stessa. Era il centro più dominante della Lega. I Detroit Pistons, grazie a lui, entrano nella mappa NBA e raggiungono la postseason in ogni singola stagione sino al 1978, uscendo però sempre al primo turno. Bob era il leader incontrastato di quella squadra, un duro, sotto tutti i punti di vista ed in ogni luogo, fosse esso il campo, lo spogliatoio, la palestra o altro. Giocava spesso infortunato e, se chiedete ai suoi ex compagni, è sempre stato un esempio di professionalità ed un modello di applicazione, pur senza aver quel talento di cui Wilt prima e di vari centri poi erano stati dotati. Durante la disastrosa stagione 1979-80 e un record di 16 vinte e 66 perse, Lanier capisce che a Detroit non ci sono speranze di titolo e chiede di essere ceduto. I Milwaukee Bucks di Sidney Moncrief si manifestano interessati e dalla prima occasione si assicurano le prestazioni del vecchio Bob. Gli infortuni però si fanno sempre più pesanti. La schiena, una frattura alla mano e soprattutto le ginocchia non sono più in grado di garantirgli minuti e fisicità di un tempo. Diventò di fatto l'uomo che doveva fare il lavoro sporco, colui che rovistava nella spazzatura della partita tra una sgomitata sotto canestro e l'altra e un rimbalzo e l'altro. Nonostante la consueta etica del lavoro, in Wisconsin non riuscì a mantenere le aspettative da un punto di vista statistico, diventando ugualmente un'icona grazie proprio alla sua mentalità. Si tratta però degli anni 80, la cui prima metà fu dominio incontrastato dei Celtics di Bird e dei 76ers di Dr. J, almeno ad est. Ed in maglia Bucks diviene famoso anche in Italia. Negli anni 80 era assai difficile vedere partite NBA trasmesse in televisione ed una delle prime fu proprio un match tra i Milwaukee Bucks di Lanier e i Detroit Pistons di coloro che poi divennero i Bad Boys, tra cui ovviamente il cattivo per eccellenza, ovvero Bill Laimbeer. Durante una battaglia sotto canestro e dopo aver subito per tutta la gara le porcherie di Laimbeer, Bob reagisce e tira un pugno diretto in faccia al centro dei Pistons. Laimbeer cade a terra sanguinante mentre Bob si allontana dal misfatto dopo poco.
Le persone, col senno di poi, non lo incolparono mai di quello che fece, un po' perché lo fece a colui che nel corso degli anni seguenti divenne un vero e proprio macellaio d'area, un po' perché nel corso della sua carriera aveva sempre dimostrato estrema durezza, sì, ma mai scorrettezza. Anni dopo, fu lo stesso Lanier a dichiararsi mortificato dell'accaduto, facendo trasparire la sua indole sempre corretta. Alla fine della stagione 83-84, dopo l'ennesima sconfitta nei playoff contro i Celtics, decide di ritirarsi a 35 anni, nonostante i quasi 18 punti e 8 rimbalzi di media. Dopo essere stato presidente dell'associazione giocatori e assistant coach di Don Nelson ai Golden State Warriors del 1995, il vecchio Bob è stato anche assistente di David Stern, ruolo che, per la saggezza e l'intelligenza di Lanier e la sua esperienza nella Lega, è risultato sempre di fondamentale importanza per l'allora commissioner NBA. Si dice che il marchio distintivo di Bob fossero i suoi piedi, e non perché li muovesse da guardia come capita oggi, ma per la loro dimensione. Si narra addirittura di un 22 taglia americana, che tradotto sarebbe un 56. Una riproduzione a grandezza naturale delle sue scarpe è conservata nella Hall of Fame di Springfield, dove Bob, nel 1992, ci entrò meritatamente e a piedi pari. Lanier viene anche citato da Karim all'interno della pellicola che in Italia prende il nome dell'aereo più pazzo del mondo, facendo riferimento a lui come uno dei giocatori più duri e immarcabili della NBA contemporanea. Il suo soprannome era The Big Dobber, che tradotto significa colui che prende i giovani sotto la propria ala, colui che dà consigli, di fatto il saggio. Ed il nickname ci dà l'idea che, oltre ad aver perso un giocatore simbolo degli anni 70, abbiamo perso anche un grand'uomo. Hall of Famer 1992, Robert Bob Jerry Lanier.